buona domenica, ben ritrovati con TG Padova. Riepiloghiamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Sarà una giunta che terrà sempre un profilo basso francescano. Profilo basso francescano per la nuova giunta Bitonci, vale a dire taglio dell'indennità del 10% per la creazione del fondo per le politiche sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà. Prima i padovani, precisa il neosindaco, puntualizzando che riceverà i cittadini ogni giorno. La giunta girerà con la macchina propria, quindi ognuno girerà con la macchina propria. Gli assessori avranno in dotazione un telefonino di servizio. Cellulare di servizio che Bitonci non avrà, l'ha rifiutato insieme al tablet. Avrà invece diverse deleghe, a cominciare dalla Grande Padova, il progetto sostitutivo della Patreve. Perché questa proposta perché Padova diventi un sobborgo della fallita Venezia è un'ipotesi che io non porterò mai avanti. Sempre al sindaco la delega ai lavori pubblici, attività produttive, urbanistica, infrastrutture, avvocatura, personale e università. Bitonci, dopo gli sbarchi delle scorse ore a Lampedusa, dice stop all'accoglienza. Quindi presenta le quattro donne della sua giunta, la confermata attesa sorpresa, Eleonora Mosco, tra le più votate del suo partito, Forza Italia. Per lei il posto da vice sindaco con delega alle politiche giovanili. Altra novità, la creazione di un nuovo assessorato, rapporti con il mondo religioso, per l'assessore al sociale Alessandra Brunetti, della lista Bitonci Sindaco. Per la dimissionaria consigliera coneglianese di Fratelli d'Italia, Marina Buffoni, l'assessorato ai quartieri e partecipazione. Lo sport per l'ex nuotatrice, Cinzia Rampazzo. A Stefano Grigoletto, di Forza Italia, il bilancio, tributi, patrimonio, società partecipate, servizi cimiteriali e demografici, mobilità. Per Matteo Cavatton, sempre Forza Italia, ambiente e rete civica. Per Fabrizio Boron, della Lega Nord, edilizia e manutenzioni. A Flavio Redeghiero, sempre Lega Nord, l'assessorato alla cultura, turismo, musei e spettacoli. L'assessorato più importante, come l'ha definito lo stesso Bitonci, infine per Maurizio Saia, di Rifare Padova, politiche della sicurezza, polizia municipale e protezione civile. Piero Ruzzante lascia la direzione del Partito Democratico, un doloroso mea culpa dopo la sconfitta alle amministrative del candidato Ivo Rossi, di cui aveva curato la campagna elettorale. Dopo un risultato elettorale negativo di solito c'è sempre una rincorsa a scaricare le responsabilità. Io me le sono assunte tutte, a nome ovviamente di una gestione collegiale e collettiva. E credo sia giusto che si dia l'avvio e l'inizio a una nuova generazione. A loro tocca l'impegno più importante, dice, quello di riportare il PD al governo della città, facendo un'opposizione seria e intelligente a Palazzo Moroni. Ruzzante con questo gesto spera di spazzare via l'aria di crisi all'interno del partito. La svolta drammatica nella scomparsa della pornostar Ginevra Hollander. Ci potrebbe essere proprio il suo corpo, quello di Federica Giacomini, originaria di Padova, nella bara che i sommozzatori hanno recuperato dalle acque del lago di Garda, a Malcesine, ai confini col comune di Brenzone, a 90 metri di profondità. È l'ipotesi degli investigatori della squadra mobile di Vicenza, che da mesi lavorano alla scomparsa della donna, che risale allo scorso gennaio. La denuncia è stata fatta dai genitori, che vivono a Vigonza, e risale allo scorso 5 marzo. Loro l'avevano vista per il pranzo di Capodanno. L'auto della donna era stata ritrovata nel Veronese con i sedili sporchi di sangue e subito le attenzioni dei poliziotti si erano concentrati sull'ex compagno, un 55enne bresciano, Franco Mossoni. Eravate molto affezionati? Specialmente il piccolino, che adesso tra poco arriva e non lo sa ancora. Il nipotino di 4 anni non sa ancora che la sua amata compagna di giochi Africa, la piccola cagnolina di 6 anni, è stata brutalmente uccisa dai ladri che ieri sera hanno saccheggiato il garage di casa Pizzoli, in via Barcarola, a Cadoneghe. La fedele meticcia, la settimana prima, abbaiando, aveva già sventato un furto, ma questa volta i malviventi non hanno esitato a colpirla a morte per zittirla. Questo è il bastone con cui hanno colpito il cagnetto. Sì. L'abbiamo trovato qua, cranio fracassato del cagnolino. La povera Africa è stata bastonata alla testa con una di queste travi di legno che si trovavano proprio accanto alla sua cuccia. Dopo l'esecuzione i ladri hanno fatto man bassa di almeno 30.000 euro di attrezzi agricoli, tra i quali c'erano anche un trattorino, diverse motoseghe e dei cespugliatori. Chiedo scusa per il disturbo.
vuole dirmi niente. Restano chiusi nel dolore, nascosti dietro gli scuri chiusi della villetta di via Pastore a Vigonza, i genitori di Federica Giacomini. In arte Ginevra Hollander, l'attrice, ballerina dei locali notturni, scomparsa da febbraio, il cui corpo è stato ripescato da poche ore nel lago di Garda. E lei ne è convinto, Paolo Mele, l'avvocato di famiglia che ha assistito alla prima analisi nel pomeriggio all'Istituto di Medicina Legale di Padova. L'apertura del nylon, nel quale l'ecoscandaglio aveva individuato un corpo custodito a 100 metri di profondità all'interno di una cassa azzurra. Per quello che è il mio convincimento, per la visualizzazione anche ormai fotografica che ho fatto a lungo della povera Federica Giacomini, secondo me è lei. Quindi, poi tra l'altro ci sono anche discorsi anatomici che qui io non so riferirvi, che comunque portano a ritenere che possa essere lei. Il viso è il suo, fa sapere il legale, non ci sono dubbi, a meno che non si tratti di un sosia. Poi l'avvocato è andato a dare la notizia ai genitori. In questo momento il dolore è sicuramente più profondo, però è un dolore che dà la possibilità di avere un luogo su cui pregare. Quindi nella tragedia il rinvenimento del corpo di Federica è una fortuna. Papà Gastone e mamma Anna Maria non sapevano nemmeno la professione svolta dalla figlia, tantomeno quel rapporto di dolore con il 55enne bresciano Franco Mossoni, ex convivente, ora indagato per omicidio volontario. Gli elementi diversi che portano a ritenere che sia lui ci sono, insomma, legati all'indagine, al rapporto che lui aveva con la Federica, un atteggiamento anche di vessatore nei confronti di questa donna. Per questo ho presentato una denuncia a querela per stalking e sfruttamento della prostituzione. Un olio su tela del valore inestimabile. Il Cristo alla colonna, attribuito al pittore Palma il Giovane, trafugato nel 1993 dall'Istituto di Ricovero per Anziani di Padova, è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. L'opera recuperata oggi è una delle più importanti ricercate nel Veneto attualmente. È un'opera attribuita al pittore Palma il Giovane ed è la conclusione felice di un iter investigativo che arriva al risultato finale di riconsegnare finalmente alla fruizione della collettività un'importante opera d'arte che era stata illecitamente sottratta. Il dipinto, descritto come Gesù accasciato, era nell'abitazione di un collezionista di Rovigo. Un privato che naturalmente è stato denunciato da noi per il reato di ricettazione e la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il Cristo piegato e sofferente accanto alla colonna è un'iconografia insolita, probabilmente in origine era una tela più ampia, successivamente tagliata e restaurata per motivi collezionistici. Come ti senti? Cioè, io sono stata la prima ad averlo consegnato, spero bene. Lei è Sandra ed è la prima studentessa che ha varcato l'uscita della scuola Tito Livio di Padova dopo la prima prova della maturità, il tema di italiano. Quasimodo, il concetto di violenza non violenza, la grande guerra, la tecnologia pervasiva, la fragilità dell'Italia secondo Renzo Piano. Queste le tracce dei temi che questa mattina hanno affrontato quasi 6.000 studenti padovani. Io ho scelto la tipologia B, il saggio breve a carattere storico-politico. E devo dire un risultato abbastanza semplice. Ho scelto quello di ordine generale, l'ultimo su Renzo Piano, e è andato abbastanza bene. Comunque mi sembra che fossero tanto difficili anche l'analisi del testo. Io ho scelto la prima, che era quella di Salvatore Quasimodo, anche se in programma non l'abbiamo fatto, come molte sezioni da noi quest'anno. Quindi. Te le aspettavi queste tracce? Sì. Me l'aspettavo, fuorché forse non la tipologia su Quasimodo, perché non era un autore affrontato in maniera specifica. Io mi agito la mattina dopo, cioè fino al giorno prima sono beata tranquilla, poi mi sveglio la mattina alle 6 invece che alle 6:30 quando mi sono la sveglia e sono in panico. Il tema di italiano è per tutti gli indirizzi, sono 6 le ore a disposizione per gli studenti, mentre la seconda prova sarà differenziata, ad esempio versione di greco nei licei classici e compito di matematica negli scientifici, da svolgere in 4 ore. Per domani sei spaventata? Abbastanza, infatti spero di copiare appunto su quello più che altro. Vi prego, vogliamo solo andare a casa, i prossimi, veramente. Grazie.
era legata con corde e fili di ferro, il suo cranio fracassato. Eccole le pesantissime verità sulle ultime ore di vita di Federica Giacomini, la ballerina dei locali notturni, attrice hard, il cui corpo, ed è ormai una certezza, è stato ripescato a 100 metri di profondità 2 giorni fa nel lago di Garda. Una morte brutale, un assassinio efferato, di cui dovrà rispondere ora davanti ai giudici l'ex compagno Franco Mossoni, attualmente rinchiuso nell'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. Nella giornata di oggi sono stati spediti ai Risi i tamponi effettuati durante gli esami autoptici di ieri per verificare se la donna sia stata sedata o drogata prima del suo omicidio. Non ci sono tracce di sangue nell'abitazione, questo farebbe pensare che Federica sia stata ammazzata in una zona isolata. Quella cassa calata nella profondità del lago, la donna era stata adagiata con i vestiti, visibili dunque soltanto le ferite alla testa e la falange della mano destra, quel dito mozzato, uno dei principali indizi che confermeranno che in quella cassa azzurra mascherata da rivelatore ci sono i resti di Federica. In giornata è stato sentito anche il barcaiolo di Castelletto Branzone, complice inconsapevole di quell'occultamento di cadavere. Era talmente convinto di avere per cliente un biologo, racconterà di aver aiutato addirittura Mossoni a buttare in acqua quella cassa. Un debito di 1000 euro può diventare in pochi mesi 3-4 volte tanto. Perdere la casa per un debito di poco meno di 1000 euro con la banca. Soldi che magicamente con il tempo e le spese legali lievitano e il peso del debito da saldare diventa un macigno che toglie ogni possibilità di via d'uscita. È la storia di una mamma che anche Rete Veneta ha incontrato quando scelse di urlare la sua condizione e chiedere aiuto a Federcontribuenti. Ora, dopo il danno, arriva la beffa con la sentenza del giudice che condanna la donna a pagare anche le spese legali che la banca ha dovuto affrontare per questa causa. Viene condannata a pagare circa 4.000 euro di spese legali alla banca per un procedimento sommario che ha avuto un'unica udienza e infine, cosa alquanto tipica, il giudice ordina la non diffusione della sentenza. Maria, la chiameremo così, aveva denunciato l'istituto di credito per diffamazione. Non accettava di essere etichettata come debitrice seriale. Un marito in mobilità e lei che cerca di campare con lavoretti saltuari, situazioni troppo frequenti. Quotidianamente, sì, sia persone che hanno piccoli debiti, sia aziende e società che poi si trovano ad avere i loro titolari che si tolgono la vita perché non sono più in grado di far fronte a questo lievitare dei debiti. L'orrore che prende forma dentro queste immagini che si è celato negli istituti polesani a Ficarolo di Rovigo per anni. Calci, pugni, vessazioni, pazienti costretti ad alzarsi alle 4:30 del mattino, rinchiusi nei bagni per ore per punizione. Ecco la clinica Lager. Questa mattina all'alba sono state arrestate 10 persone, tra di loro c'è anche una padovana. Si chiama Marisa Visentin, 55 anni, di Megliadino, San Vitale. Lei, come gli altri, è accusata di maltrattamenti. L'indagine aveva preso il via dalla denuncia presentata lo scorso anno da alcuni parenti delle vittime che avevano notato lividi ed ecchimosi sul corpo dei loro familiari. Successivi accertamenti hanno fatto emergere, già dopo i primi elementi acquisiti, una situazione estremamente preoccupante. Il blitz questa mattina all'alba, condotto da carabinieri del NAS e polizia. 2 persone sono state prelevate dalla struttura, gli altri da casa. In mattinata la conferenza stampa racconterà il questore di Rovigo della clinica Lager, in cui non venivano cambiate le lenzuola dei letti e venivano lasciati gli ospiti senza cena. In alcuni casi, come emerso dalle indagini, una delle anziane affetta da demenza senile è stata percossa con schiaffi al volto, insultata e obbligata a bere fino quasi al soffocamento. Esercitazione Galileo 2014, siamo vicino alle chiuse di Volta a Barozzo. Lo scenario d'emergenza oggi è l'esondazione del fiume Bacchiglione. Proprio pochi minuti fa sono scoppiati 2 ordigni. E per recuperare la bomba risalente all'ultima guerra, questo è uno dei robot utilizzati dall'esercito. Rileva l'ordigno e lo preleva manualmente. A distanza è azionato.
Dalle 9 alle 12, 672 persone tra militari e volontari impegnati. L'obiettivo è testare le forze di intervento proprio sul territorio di Padova, già vessato dalle alluvioni. Presenti anche il sindaco Bitonci e il prefetto di Padova, Patrizia Impresa. L'importante era testare un metodo che consentisse una consapevole conoscenza di tutti relativamente a quello che ognuno deve fare in momento di emergenza. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.